siamo al momento del nostro caso di borsa della settimana e il titolo, lo vedete in sovrimpressione, scritto è TIM, che ha confermato i ricavi nel primo trimestre, si attestano a 3,8 miliardi di euro, un risultato che è in linea con il primo trimestre del 2020, quindi ha manifestato anche la soddisfazione l'amministratore delegato Gubitosi, numeri decisamente positivi, ha detto, nonostante le difficoltà legate proprio alla situazione generale dovuta alla pandemia, quindi appunto ricavi confermati. E peraltro da parte di TIM, e questo è stato, diciamo così, è stato sottolineato, è stato il punto di forza, nel corso del primo trimestre sono state attivate 424.000 nuove linee ultra broadband retail con un incremento del 119% year to year, con un risultato positivo anche per quanto riguarda le linee mobili, pari a 30,2 milioni di utenze. E continua l'impegno della società verso le aree bianche, quindi tra i diversi risultati è stato messo in evidenza proprio la crescita delle linee in fibra ottica. Allora, detto questo, qualche cenno generale, qualche numero che riguarda TIM. Andrea, perché abbiamo voluto, hai voluto insomma portare all'attenzione dei nostri telespettatori TIM, e cosa ne pensi tu a livello fondamentale della società? Beh, allora, io devo dire che sono in conflitto di interessi in questo momento perché detengo il titolo nella mia newsletter finanziaria, però allo stesso tempo rimango una persona obiettiva, per cui paradossalmente, anche perché per fortuna non sono le mie parole che possono indirizzare l'andamento di TIM, devo essere coerente con quello che ho sempre detto. Sono parole forti, lo riconosco, ma vanno ovviamente decontestualizzate. Se TIM non si chiamasse TIM e se fosse un'azienda privata al 100%, senza essere, diciamo, un'azienda strategica, oggi non esisterebbe più, perché o sarebbe stata rilevata sicuramente a prezzi molto molto più bassi anche degli attuali. Ma perché? Perché ha sempre avuto, per colpa di due leverage buyout, semplifico, scatola vuota piena di debiti, che compra Telecom senza debiti e per comprarla carica i debiti che sono stati fatti per l'acquisizione, usato anche dai Benetton per Autostrade per l'Italia, usato prima ovviamente da Colaninno e poi da Tronchetti Provera per Telecom. In poche parole, qual è il vero dramma dell'ultimo decennio di Telecom? Che ha sempre avuto dei debiti, una posizione finanziaria netta negativa, superiore al proprio fatturato. Per cui un'azienda che fosse finanziata dalle banche normale, tra virgolette, avrebbe difficoltà a proseguire la propria attività. Perché Telecom non ha ovviamente mai rischiato questo dramma, è il caso di dirlo? Perché è proprietaria comunque della rete, e perché in ogni caso bisogna riconoscere che ho desiderato parlare a livello fondamentale della società perché comincio a essere più ottimista sul futuro, non tanto per la rete unica, che peraltro ha fatto crollare il titolo quando è stata smentita e aveva quel gap down, poi lo vedremo nel grafico, lasciato aperto, ma perché finalmente sta iniziando una seria fase di riduzione del debito. Quello per Telecom è la priorità. Sì. Infatti nel comunicato stampa che ha emesso la società, uno dei primi punti è del 19 maggio scorso, prosegue la riduzione del debito in linea con gli obiettivi del piano, meno 5,6 miliardi anno su anno. Ecco, questo è secondo me ancora più importante del pareggio a livello dei ricavi, 3,8 miliardi come l'anno precedente, del modesto utile, della, diciamo, della business con DAZN che si è aggiudicata i diritti per le partite di Serie A, ovviamente l'ingresso di KKR nel capitale di FiberCop, ed è scritto anche questo nel comunicato,
e TIM ha incassato 1,8 miliardi, però mi raccomando, ogni trimestre di qui in avanti, questo era il primo, il focus deve essere sul debito, perché secondo me una società che ha un fatturato inferiore al proprio debito non avrebbe lunga vita nel sistema, diciamo, privato, tra virgolette. Quindi speriamo che continui questo miglioramento. Se Gubitosi lavorerà come le premesse ci dicono, può essere che Tim abbia visto finalmente i minimi sulla prima ondata di pandemia e in realtà poi ha fatto un doppio minimo in area 0,28 e possa tornare a livelli più consoni. Non voglio illudere nessuno, però teoricamente al di là dei target price piuttosto alti, tra 0,54 e 0,59 il titolo nel medio periodo ci può tornare, e soprattutto nella seduta più critica di breve periodo, quella del 6 di maggio, con le famose indiscrezioni di stampa dove si ventilava l'ipotesi che saltasse la rete unica, da un minimo di 0,40048 ha poi chiuso a 0,42 facendo un bel hammer. Quindi il titolo potrebbe tranquillamente nel medio periodo invertire la tendenza ribassista che ormai accompagna il titolo da, potrei dire, da post bolla internet, ecco, Sì. perché è una delle società che assieme ad alcune banche e a Saipem ha fatto peggio negli ultimi 10 anni sulla borsa italiana.